Buonasera a tutti, eccoci a questo ulteriore appuntamento web del premio Dedalo Minosse che, come sapete, conferisce appunto riconoscimenti alla committenza di architettura e quindi anche all'architetto che è scelto dal committente per portare a termine l'opera. I dialoghi con i protagonisti dell'architettura, il protagonista di oggi è Giulio Ceppi, che definire solo architetto è sicuramente riduttivo. Il tema è anche molto interessante e difficile, ma Giulio vedremo come lo tratta in tanti anni di passaggio in maniera sempre diversa ma molto coerente. Il titolo è Design for Common Good, progettare l'inclusione e la sostenibilità sociale. Ma prima di raccontare il lavoro di Giulio, di farlo raccontare da lui e poi di processare qualche domanda del pubblico, siete in tanti, quindi grazie per essere con noi. Darei la parola a Marcella Gabbiani, direttrice del premio Dedalo Minosse, padre Bruno presidente. Tra l'altro ho avuto l'onore di presentarlo con Alessandra Comazzi, la 11ª edizione, in un contesto incredibile a Vicenza, con la mostra poi alla Basilica Palladiana. La presentazione era al teatro. Marcella, ci sei? Sei con noi? Ciao. Buonasera. Sai che ho ancora questa immagine del teatro, dei palchi verticali, tutte le persone che c'erano a seguire quel premio. Non era una novità per me, era una novità essere lì a presentarlo. Infatti speriamo di tornarci presto con la 12ª edizione, che per ora abbiamo avviato con questi dialoghi, con i talk, con i protagonisti dell'architettura, con architetti che ci racconteranno di committenza, di tanti temi, perché il nostro intento è sempre di essere interdisciplinari e intanto di avvicinarci alla nuova edizione, alla 12ª edizione del premio, che speriamo di poter fare il prossimo autunno. Tra un po' uscirà il bando e quindi invitiamo tutti a seguire. Vediamo cosa succede, perché se inaugura la Biennale di Architettura, ovviamente si fanno in presenza alcuni eventi come il Salone del Mobile spostato a settembre, insomma c'è una buona speranza. Siamo lì tutti a vedere cosa succede, si sa, però intanto si fa attività anche sul web, si fa letteratura, no? Infatti, comunque cominciamo. Come fate a distinguervi? Perché l'abbiamo detto anche prima, insomma, ci sono tante attività in questo senso, webinar, però mi sembra di capire che questi incontri siano molto verticali, no? Scegliendo un professionista, non solo scegliendo il suo lavoro, ma il suo lavoro in merito a un tema specifico. Ecco, questo è un doppio salto mortale. Eh sì, perché come con Giulio Ceppi questa sera l'intento è quello di sviluppare un tema sempre attraverso il filtro della committenza. Giulio ha vinto un premio ormai lontano 2011 con l'autogrill di Villa Resi Est, un progetto molto interessante, e lì il Che processo racconterà, ma poco, che perché con i racconterà grandi poco. successi dopo un po'. E quindi tutti questi dialoghi saranno dialoghi su temi specifici, su esperienze particolari. Alcuni saranno in italiano, altri saranno internazionali e in inglese, insomma. Quindi si avvia questo processo. Questa sera abbiamo anche la Oikos, che è una delle aziende che ci sta affiancando, che ci aiuta nel percorso, e quindi ci Che avviciniamo il al. premio ha già un DNA in questo senso, perché quando si premia la committenza, si premia l'azienda, si premia appunto il committente. Per fortuna ormai da parecchi anni non c'è più questa, come dire, quasi questo schermo, no? Il progetto puro, l'architetto, la committenza, le aziende che intervengono sono importanti, sono a loro volta degli editori, lo dico spesso ultimamente, cioè le aziende hanno bisogno di fare contenuto e di sviluppare nuove tecnologie, con i progettisti e con chi li racconta. Quindi in qualche modo sono degli editori, come lo siete voi. Infatti, e l'architettura è processo, per cui il processo è fatto di esperienze diverse, di punti di vista e anche di contrasti e di intenti differenti. Quindi Marcella, grazie. Quando vuoi puoi intervenire, ovviamente noi siamo qui, c'è anche una regia che è presieduta da Francesco Sgarlata, che salutiamo, non è in video, però mi andava di farlo. A questo punto io direi di presentare Giulio, così almeno siamo in tema. Grazie intanto. grazie a Ciao tutti e buona Giulio. serata. Ciao Marcella, grazie. Ciao Giulio, buonasera Ehi, innanzitutto. Allora, quando si parla di design for all, quando si parla di questi temi, l'avresti fatto tu, lo so, però vorrei farlo io e poi magari ne parliamo. Proprio a quel premio che ho avuto l'onore di presentare c'era Rodrigo Rodriguez e quindi mi piacerebbe ricordarlo per il suo lavoro e la sua
persona, per come era. Io ho avuto modo di conoscerlo poco e tardi, o meglio, lo conoscevo da tempo, ma non ci ho lavorato spesso. Però ho avuto modo di incontrarlo ed effettivamente, siccome tu ci hai lavorato anche in progetti che racconterai, mi sembra doveroso salutarlo. Giustissimo, giustissimo. Ti ringrazio di questo pensiero. Senti, vabbè, allora, progetti inclusivi. Edifici che sono degli organismi, format che ti sei inventato, quali Archidiversity, appunto, riferendosi anche a Rodrigo. Sale d'attesa di ospedali che non sono punitive, ma sono interattive, sono luoghi dove poter stare, diciamo, bene, perché non è detto che quando si sta male bisogna stare per forza male anche a causa dell'ambiente circostante, no? In confronto con Leonardo, il genio, Smart City, un altro progetto che hai portato avanti in tanti fuori salone, e poi l'ultimo che è ancora in corso, ne cito solo alcuni, l'Adi Design Museum per la parte dell'accessibilità a tutti, no? Il design for all, appunto. Io scherzando prima dicevo che sei un romantico illuminista, un umanista scienziato, non lo so, ti diverti un casino, fai un sacco di sport e questo serve anche per pensare, perché quando si va in bici si ha anche il tempo, se la salita non è troppo dura si riesce anche a pensare e soprattutto il sangue gira, circola bene, ma poi la particolarità di divertirti. Ho dimenticato un ambito in cui tu sei molto presente, che è quello artistico, perché è un ambito dal quale si prendono molte situazioni, no? Molti input, e un altro progetto che forse citerai, scollamenti temporali, utilizzando le immagini delle varie ere sei riuscito a costruire dei racconti. Ho detto spesso che tu sei uno degli amici progettisti che dà l'impressione di non annoiarsi proprio progettando, non so come dire. La schizofrenia aiuta, vedi, anzi la polischizofrenia, per come mi hai descritto, ma mi ci trovo molto bene in questo arlecchino multicolore, è il mio costume, visto che quest'anno avremo un carnevale con maschere. Di tante idee, non di più padroni in questo caso. Esatto, no, di tanti committenti. Certo. Dai, iniziamo, dai, non volevo interromperti troppo, però mi andava di presentarti. No, no, va bene, ti ringrazio della premessa, molto, molto bella. Anche ci sono clienti. Tanti giovani anche collegati, di licei milanesi, di amici. Ah, certo, certo. Il liceo un po' di figuracce, fa sempre bene verso i giovani. No, allora. Senti, comunque posso fare i complimenti all'organizzazione, perché siamo a oltre 70 partecipanti, che in questo periodo, che non è marzo 2020, no? Siamo a gennaio 2021, riuscire a portare queste persone su un webinar di questo tipo, su un incontro web, bravi, bravi tutti, bravo tu, via. Bene, allora, siccome parliamo fondamentalmente di progetto, ma parliamo di persone, perché oggi è importante capire che i progetti sono fatti dalle persone, l'avete detto voi, e il Dedalo Minosse enfatizza questa cosa, che l'architetto non è un solitario nella sua torre d'avorio che si inventa cose, ma è qualcuno che lavora con qualcuno cantava per le persone, esatto, no? Quindi a me piace partire rispetto a Villoresi, che avete già citato e che è stato anche il mio momento di incontro con il premio, da cose che sono successe molto prima, no? E che in qualche modo avevano in nuce quello che è l'argomento di stasera. Quindi cercare di lavorare sull'architettura e sugli spazi come davvero un'occasione per mettere tutti a proprio agio e dare il massimo di libertà anche a chi è diverso, perché ha dei limiti di natura sensoriale, dei limiti di natura cognitiva, dei limiti fisici, non si può muovere, ecco, e spero riuscire a sfatare con questa presentazione di stasera che il design for all, la progettazione inclusiva, sia occuparsi dei disabili o fare una buona azione in senso etico, perché certamente in parte lo è, ma quello che io ho imparato in questi anni è che non ci sono due diversità o due disabilità uguali, cioè che ci sono migliaia di modi di avere... Delle... Che quelle temporanee, uno sciando si fa male, non lo auguriamo nessuno. Non so, dirlo, cade in bicicletta casualmente, ecco, mi ricorderò di questa tua gufata, benissimo. No, è una gufata propedeutica che non succeda. Scherzo, no. Però, ecco, questa cosa probabilmente ho avuto la fortuna in qualche modo inconsciamente di averla
un po' dentro, e poi col progetto di Villoresi, che vediamo dopo, è il momento in cui attraverso ad altre persone mi hanno reso più consapevole di questo. Ma questo che vedete è un progetto, ecco, del 92, io l'ho laureato da 2 anni, quindi ho avuto la fortuna con un committente amico che era un piccolo imprenditore illuminato che si è costruito una piccola tipografia prefabbricata, ma questa tipografia noi l'abbiamo pensata come uno spazio in cui chi stava sopra negli uffici, e lo vedete qua, poteva parlare attraverso queste terrazze, no, che vi ho fatto vedere prima, con chi stava sotto e lavorava con le macchine. Quindi era un unico spazio in cui la luce che scendeva da queste travi gialle che facevano da binario creava un ambiente molto, diciamo, fluido e molto aperto, mentre in quegli anni le pareti bianche e tutte blu riuscivano a parlarsi, diciamo. Certo, nonostante il rumore delle macchine, no? Poi qui è stato un altro passaggio molto importante, sempre con Paolo Bodega, che è stato mio socio e compagno di tanti progetti, di tante avventure, bravissimo allievo di Renzo Piano. Qui abbiamo avuto come interlocutore 32 comuni, quindi 32 sindaci di un territorio che dovevano ampliare l'inceneritore, fare degli... Posso fare una battuta, Giulio? Lì il progetto è stato parlare con le 32 amministrazioni. Assolutamente, e convincerli che noi avremmo aperto l'inceneritore, che poi si chiamava termovalorizzatore, per dargli un nome meno spaventevole, ma volevamo fare un giardino che, come vedete qui scritto, metabolico, cioè quindi un giardino che usava le acque calde che avanzavano dal raffreddamento dei fumi, quindi con anche un risparmio energetico, un discorso di sostenibilità, ma per aprire l'inceneritore e gli uffici che vedete lì davanti con questa passerella che collegano poi agli impianti, e far diventare questo luogo un luogo aperto a tutti, un luogo non che si nascondeva, ma che cercava con comuni adiacenti un dialogo, e in cui... Diciamo che la pista da sci a Copenaghen, credo, no? Beati loro, quello è un bellissimo progetto, vi assicuro che già fare questo più di anni fa è stato uno scardinamento, perché era essere inclusivi, era permettere a questo spazio che veniva segretato, dove succedevano cose sospette, invece di diventare educativo e di avere un verde alla Bruno Munari, dove quella pianta veniva raccontata per quello che poteva diventare, per quello che poteva fare. E quindi era un giardino che ti raccontava, come diceva appunto Munari, che ho avuto la fortuna di avere come maestro, da cosa nasce cosa e le cose diventano altre cose, no? E quindi capire che tutto si trasforma e che tutto diviene, che oggi ci sembra molto naturale, ma in quegli anni incominciava a nascere come argomentazione. Quindi qua il tema era... Anche perché il boom aveva portato un'industria esasperante, esasperata, e non aveva preso in considerazione la parte inclusiva e ambientale. Quindi ecco, volevo dire, Giulio, che siamo arrivati a 80 e che stiamo registrando, così nota, anche perché così potremmo rivedere questo incontro sui vari social del premio. Grazie. Ecco, qui ho messo, per quelli che sono più precisi di me, diciamo due parole, due definizioni che sono importanti, che fanno ragionare su come sia importante, ecco, disegnare qualsiasi scala, qualsiasi tipo di oggetto, con la volontà davvero di far capire alle persone il più possibile sulla complessità del mondo. Io credo che la nostra missione di progettisti è quella, cioè cercare di democratizzare la conoscenza, anche se non scrivi un'enciclopedia, ma crei uno spazio che sia aperto, che sia accessibile a tutti, che tutti abbiano la possibilità, per quelli che sono i limiti che ognuno di noi ha, di natura culturale, di natura linguistica, di natura fisica, ma di goderlo, di portarne a casa il massimo di benefici. So che sembra magari banale. È stato uno switch, dai Giulio, adesso vediamo ovviamente il tuo progetto, dicevamo prima, che ti ha fatto anche al grande pubblico, ma dicevo, uno switch che è quello che prima l'accessibilità era una cosa brutta, quasi una sovrastruttura. In realtà poi ci sono stati dei prodotti disegnati per portatori di handicap che sono diventati dei long seller, dei best seller. Quindi per fortuna è cambiato anche l'approccio visivo mentale delle persone, no? Dalle maniglie alle cucine. Ma anche il telecomando è stato inventato per far cambiare la televisione a chi aveva difficoltà di muoversi. Oggi come fai a guardare la televisione senza il telecomando? Cioè, e questa è stata assolutamente la logica anche di questo progetto, che è diventato importante, che è quello che ha riconosciuto col suo premio Dedalo Minosse,
ed è quello che attraverso la figura di Luigi Bandini Buti, che è stato un grande promotore, un maestro davvero nel tema del design for all, dell'inclusione, io ho incominciato a capire, a metabolizzare di più con un'azienda di fianco, ecco, come Autogrill, che non è certo un'azienda facile, perché è un'azienda molto strutturata, molto complessa, con la natura Benetton dietro che guarda al fatturato, alla praticità, però ecco, convincerli che disegnare per tutti voleva dire creare un locale più accessibile e più godibile per tanti tipi di persone, dai bambini alle donne incinte, ai camionisti, ai proprietari di cani, a chi ha difficoltà motorie, cioè è stata veramente... Dei bagni bellissimi, delle sale aperte bellissime, delle sale riunioni. Esatto. Chi ha la fortuna di frequentarlo, io mi fermo a volte anche se non apposta. E tra l'altro devo dirti, Giulio, intanto lo guardo anche esternamente, a parte alcune pensiline che non hai approvato, diciamo così, sì, però nella struttura in sé si scorgono dei dettagli che scopro di volta in volta. Quella scaletta esterna, per esempio, non l'avevo mai vista, facendo gasolio l'ho vista. C'è tanta roba, diciamo, è stato pensato proprio Villoresi come una palestra e come un luogo in cui Autogrill potesse continuare a sperimentare questa socialità e disegnare servizi per persone con esigenze specifiche, che è una cosa importantissima, perché non vuol dire favorire qualcuno rispetto a qualcun altro e creare delle disuguaglianze, vuol dire essere più attenti ai bisogni di ognuno. Portare tutti a un livello più alto. Esatto, non crea competizione, anche perché io l'autogrill una volta ci posso andare con un cane, una volta con una gamba rotta, una volta guidando un camion perché sto facendo un trasloco, una volta in moto, e quindi mi trovo ogni volta dentro una situazione diversa in cui ecco, ho bisogno di attenzione e di specificità. Quindi, senti, questo progetto è diventato un progetto, no? Questo progetto può essere diventato un progetto guida non solo per Autogrill, ma anche per altre situazioni. Ti sei reso conto, ti hanno dichiarato di aver preso da qui sì. alcune cose, un manifesto? E questo è quello, guarda, che abbiamo voluto fare appunto dopo il premio, perché quando mi è stato consegnato il premio, ormai 10 anni fa, come ricordava Marcella, c'era Rodrigo Rodriguez, che tu citavi prima, lui mi ha detto: ma questo progetto è esemplare, tu lo devi raccontare. Allora io l'ho raccontato e sono stato contento, ho preso anche tanti altri riconoscimenti, ha avuto molto fortuna, diciamo. E continua a essere l'autogrill che vende di più in Italia. Lo dico perché appunto non è questione di fare beneficenza o charity, è questione di fare le cose in maniera che siano più confortevoli, più godibili. Hanno fatto anche il centro commerciale tra i più grandi in Italia, credo, esatto. No? Quello di De Lucchi. Cioè, è stato uno dei temi che abbiamo poi ragionato in questo gruppo che abbiamo creato, perché io ho detto: sì, io posso continuare a raccontare Villoresi, però dopo un po' ci si annoia. Perché non facciamo un gruppo di lavoro in cui prendiamo 9 professionisti, che c'erano Michele De Lucchi, lo Stefano Boeri, qualcuno un po' più giovane come i Park Associati o altri che tu conosci benissimo, gli OBR, insomma, abbiamo creato un gruppo e poi con Bandini Buti, che vedete qua sotto nella foto, siamo andati da ognuno a scegliere un loro progetto e a cercare di portare i criteri del design for all dentro il progetto per migliorarne la godibilità, l'accessibilità, l'articolazione, no? Nel servire e nell'essere attento a esigenze diverse di chi è più o meno fortunato, ma è comunque diverso nel suo modo di essere, no? E questo fa bene a tutti, fa bene all'azienda, perché comunque fa vedere che tu sei attento, no? E fa bene al progettista, quindi fa bene al committente, fa bene a chi progetta, perché ti dà anche tanti stimoli e tante occasioni per entrare in dettaglio. E in questo devo dire che Antonio Citterio o Michele De Lucchi, persone che hanno anche la cultura del design, che hanno anche la cultura del prodotto, forse capiscono questo a volte meglio degli architetti puri che lavorano sulla grande scala, perché devi scendere nel dettaglio, devi scendere nei a numeri parlare di persone anche. alla pari, no? Davanti a loro. E questo devo dire che la cultura del design a volte ce l'ha di più che non quella dell'urbanistica o dell'architettura, che ragiona a volte su scale un po' astratte. E Andiamo quindi avanti, abbiamo Giulio. scelto 9 progetti, ci abbiamo lavorato. Ovvio che anche qui è passato del tempo. Questi progetti, Michele aveva scelto quello del centro commerciale di Arese, quindi
sono venuti alla luce, qualcuno ancora non è venuto, ad esempio il mio, io per l'occasione ho fatto un altro progetto che avevo pensato per la mia città natale, avendo questa nemesi del Manzoni, perché io sono nato a Lecco e c'è una casa che è quella dove è cresciuto Manzoni. Dove altro Manzoni, ramo del lago di Como. Il ramo, come dico io, proletario. Lui è l'altro. Perché... Esatto. Allora abbiamo pensato uno spazio che oggi sarebbe ancora più attuale di quando è stato pensato qualche anno fa, ma ci stiamo arrivando, ci stiamo lavorando, in cui si potesse raccontare il rapporto tra Manzoni e il paesaggio lombardo all'esterno, perché ha più senso parlare del territorio del verde con del verde e con la natura intorno, usando multimedia, usando strumenti ulteriori, ma che aiutassero anche ad accedere a questo spazio a tutti in maniera semplice, quindi con delle rampe che quasi non si vedono, con una superficie su cui è facile anche con una carrozzina muoversi, perché i giardini sono degli spazi difficili per le persone con difficoltà motorie. Spingere una carrozzina sulla ghiaia, non so se ci avete provato, ma è parecchio complesso, come dire, anche per una persona anziana. Tutti vogliono stare nella natura, ma oggi devi creare delle condizioni per cui sia più facile fruirne e più facile averne il diritto e la possibilità, usando anche le tecnologie per aiutare chi non sente, chi non vede, e arricchire il racconto di Manzoni in una maniera, diciamo, multidimensionale. Ma dentro questo gruppo poi sono nate delle collaborazioni incrociate, perché col Paolo Brescia e con gli OBR abbiamo scelto, loro hanno selezionato il ristorante sul tetto della Triennale come spazio su cui lavorare, ma siamo scesi, ecco, alla scala del dettaglio e abbiamo lavorato poi insieme ad Alessi su queste posate, che poi sono state anche selezionate per il Compasso d'Oro, hanno avuto anche queste molto visibilità, anche se per assurdo lo dico, non hanno ancora un produttore, perché poi è successo che Alessi, lo sapete, ha avuto un po' di vicissitudini, sono entrati dei nuovi management e l'incarico che ci aveva dato Alberto Alessi di disegnare una posata bella, ma per tutti, in maniera che anche in un ristorante stellato, chi ha un tremolio dato dal Parkinson o chi ha un braccio rotto o chi ha delle difficoltà motorie, potesse partecipare, come diceva lo chef del ristorante, a questo grande spettacolo in maniera paritetica e democratica con gli altri. Quindi tutti avevano queste posate, però purtroppo poi il management di Alessi è cambiato, non hanno capito, diciamo, la natura di questo progetto e ci hanno detto no, noi non disegniamo le posate per i disabili, ho detto ma non è proprio questo. Tanto Giulio, scusa, volevo avvisarti che abbiamo superato i 90 partecipanti, però mi comunicano l'allergia che non vedono noi che parlano, io ero convinto ci vedessero, vedono la presentazione, sentono le nostre voci. Già che ti ho interrotto, volevo dire ai nostri astanti, web astanti, che possono fare le domande alla fine della presentazione attraverso la casella Q&A, cioè domande e risposte, per cui se scrivete lì il vostro nome e la domanda in modo succinto, riusciamo a rivolgerla a Giulio. Prego Giulio, scusami. Volentieri. No, quindi dico, ci stiamo ancora ragionando, ecco, su questo lo dico ai ragazzi giovani, io nel mio lavoro ho imparato, non lo sono proprio di natura, ma diventare un po' più paziente, non voglio dire paziente, però ho capito che i progetti hanno a volte dei tempi che tu non governi, e questo ultimo anno di... Enzo Marri diceva il progetto è un fallimento, ce ne sono tante di queste eccezioni di fallimento, però il progetto quando arriva a questa definizione... fallimenti, diciamo, no? A volte sono sospesi, ma non bisogna perdere la fiducia, è come essere un giardiniere, devi continuare ad avere cura di alcune cose, come si ha cura delle persone, bisogna avere cura delle idee, le idee non invecchiano, io non ho mai creduto che le idee invecchiano, le idee hanno un'età che sei tu che decidi e che sei tu che a un certo punto alimenti. L'età è la tua capacità di tenerle vive e di capire qual è il momento in cui possono prendere la forma, no? Giulio, mi correggo, ci vedono, quindi non mettiamoci le dita nel naso. No, va bene, neanche nelle orecchie, benissimo. Andiamo avanti. È il progetto che citavi tu prima, fatto in un'importante clinica milanese dove tanti bambini sono nati, la Mangiagalli, dove tante mamme sono transitate e dove si va anche a fare, non solo diciamo avere un parto, ma anche un'attività che per le donne è di sicuro un po' angosciante, che è il test del cancro alla mammella, quindi fare un esame, diciamo, di monitoraggio al seno, no?
Con la direzione dell'ospedale abbiamo pensato che servisse, come dicevi tu prima, uno spazio diverso, uno spazio che mettesse più a proprio agio le persone, che permettesse di andare con dei bambini, perché tante mamme vanno qua con i bambini che devono... Qui ci sono dei volontari, in questo caso non quelli del Filo Rosa, che stanno lì seduti e intrattengono i bambini mentre la mamma va a fare lo... Insomma, c'è una piccola complessità, cioè... che però va anche qua capita e valorizzata, e quindi quello che abbiamo fatto si sente accolti, insomma, in poche esatto parole. Creare un ambiente che avesse al suo interno attività e piccoli spazi per tutti, perché addirittura a un certo punto i medici mi hanno detto: no, ma è talmente bello che ci veniamo anche noi a fare le riunioni. Primo momento ho avuto un po' una reazione, però siccome erano anche appunto il mio committente non potevo chiuderli fuori, ma a quel punto questa promiscuità è diventata ancora più interessante, perché... Senti, Giulia, tu hai molti contatti anche attraverso l'università, perché sei docente al Politecnico e non solo, anche con l'estero, no? Tutti questi progetti che ci stai facendo vedere, in qualche modo sono, come dire, degli esempi, prendono qualcosa dall'estero, anticipano. Che sai, noi italiani si dice arriviamo sempre dopo. In realtà su tante cose, e il design lo insegna, per fortuna siamo anche dei pionieri, no? Allora, non so se la domanda è chiara. Cosa hai preso dall'estero e che cosa hai anticipato, insomma? Beh, guarda, allora, in generale, di sicuro sul tema dell'attenzione alla comunità e alla diversità, sembra un po' scontato dirlo, ma se uno pensa al Nord Europa, pensa alla Svezia, cioè c'è molto più... Allora, a livello di progetto, non di consapevolezza. No, ecco, però devo dire che quando poi ci arriviamo noi italiani, forse siamo un po' più mediterranei, un po' più caldi, un po' più estremi, no? E quindi riusciamo magari a uscire dal rispetto della regola o di quello che sembrano i 10 punti che ti risolvono, perché non ci sono qua i 10 punti che ti risolvono il problema, ogni volta te li scrivi tu i 10 punti, ecco, in questo forse essere un po' più latini e quindi capire che ogni volta devi capire, ragionare e inventare, che non è applicare una regola, non è il tema di quanto pende la rampa, l'8%, quello va bene, ma non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di capire le persone e di dare una risposta rispetto a chi frequenterà quel luogo più sensibile, più attenta, più empatica, no? E su questo forse rispetto ai nordici che magari se lo sono imposti con un atteggiamento etico a priori più deciso, noi però l'abbiamo fatto, dico noi, non io, in generale, in maniera... Quindi ci sono degli esempi interessanti a cui guardare, cioè... però bisogna avere anche il coraggio di continuare a rompere tra virgolette quelle che sembrano delle regole, perché ci sono dei principi e delle attenzioni, ma poi il mix è tuo, no? Come qua, questa è una stanza di 25 metri quadri, esempio, qua l'invenzione è stata come dare uno spazio ai bambini perché possano giocare qua dentro. La mia risposta è stata la luce, cioè questa macchia che si vede sul pavimento, qui siamo sottoterra, questa non è una finestra, è una lampada. Questa è una lampada che proietta la luce a terra e si muove durante l'arco della giornata. E quindi la zona di gioco dei bambini si sposta durante l'arco della giornata e si interseca con le altre cose. Ma i bambini... luce, no? No, segue quasi il ritmo del sole, no? Certo, cambia di angolo durante le stagioni, è sofisticatissimo. È un prodotto molto costoso, molto sofisticato, che ti dà però un benessere e che crea uno spazio di relazione dinamico. Questo è il motivo per cui anche il progetto poi ha preso la certificazione Design for All, perché aiuta le persone a condividere senza invadere, senza violentare, no? Senza creare degli a priori o senza fare quell'esercizio che, lo dico perché è quello che non va fatto, di dire ecco, ho messo il bollino del disabile, quindi quello è lo spazio per il disabile. Non è così, no? È cercare di tenere una relazione aperta, come abbiamo fatto anche in questo progetto per Esselunga, che è una gara a cui ho partecipato qualche anno fa per ridisegnare quei bar che tutti chiamiamo bar dell'Esselunga, ma che si chiamano Atlantique, e non sto a raccontare l'aneddoto, forse tu lo sai, se volete poi lo racconto alla fine del perché. Ma dai, dicelo a sto punto, non lasciarci così a bocca sua. Perché Caprotti era molto amico di Magistretti, infatti alcuni oggetti che sono presenti in questi locali sono stati disegnati da Magistretti, però
Allora non si poteva... Stare attento all'architettura in genere, perché comunque anche le prime Selunga, no, sono state disegnate da più di architetti. Sì, sì, sì. E qui abbiamo fatto un lavoro molto attento su un tema che oggi è di grande attualità, sulle capacità di ordinare anche a distanza i prodotti, perché questi bar hanno un assalto nelle ore ovviamente di picco, in cui dagli uffici la gente esce o alla mattina va a fare la colazione comprando il pane prima di... Usciva e uscirà, perché al momento, insomma, c'è chiaramente... Però avevamo anche ipotizzato che tu potessi ordinarti il tuo pranzo dall'ufficio, c'erano dei locker in cui arrivavi e c'era refrigerato il tuo meal pack che ti portavi via pagando il ragazzino già direttamente con PayPal o quello meno smart con un altro sistema, cioè fino all'anziano che ama fare la coda o quello che deve corteggiare la ragazza che ha voglia di stare in coda, perché a distanza è più complicato farlo per certe fasce di età. Io non sopporto le code, anche quando negli impianti di risalita cerco sempre di passare un po' di qua, un po' di là, però devo dire che in questi mesi strani c'è gente che ha proprio, vedevi che aveva voglia di fare le code, perché girando in giro per Milano, per esempio, davanti a Starbucks c'erano proprio le code, o domenica davanti alle pasticcerie. Ti dico, io piuttosto che fare una coda non prendo niente. Invece questo è un discorso, adesso a parte la battuta, di bisogno di socialità. No? Quando dice c'è gente che ama fare le code, ma perché si socializza? Perché oggi poi, ecco, parliamo anche, diciamo, di digital divide, no? Parliamo anche di persone che non sanno usare le tecnologie, diventano dei diversi o diventano dei disadattati o diventano dei disabili rispetto alla tecnologia. Allora devi... Io sono borderline su questo, quindi... E dare la possibilità a tutti di usare o la tecnologia o di avere delle soluzioni, certo, alternative, ma altrettanto efficaci, altrettanto valide, no? Perché altrimenti anche la tecnologia divide. L'abbiamo visto purtroppo in questo periodo, e sai che ho lavorato tanto sulla scuola in questo momento, e credo che tutti hanno capito, no, le difficoltà di trovarsi a fare didattica a distanza. Ma sai, gli studenti del liceo di Brera di Milano sono ancora con noi, visto che si parla di scuola, li ringraziamo. Abbiano potuto resistere fino adesso, gli sarò grato per tutta la durata. Stai raccontando cose interessanti. Esatto. Beh, questo è una cosa anche un po' sconvolgente, perché lo racconto anche se forse non potrei raccontarlo, ma giusto che siamo in confidenza, no? È un progetto di guideline. Ecco, un'altra cosa che cerco di far vedere questa sera è come non solo cambiano le scale di progetto, abbiamo visto una posata, abbiamo visto un giardino, abbiamo visto degli edifici, ma c'è anche un lavoro a monte, che è quello che citavo prima rispondendo alla tua domanda, cioè di definire dei criteri, dei principi che a volte devono essere spiegati, introdotti e metabolizzati dal tuo cliente. In questo caso il mio cliente era la 2A, che, diciamo, tutti conoscete perché è un'importante municipalizzata che gestisce energia ormai in tutta la Lombardia e nel nord Italia, che ha fatto un bando per una nuova sede, unificando le 4 sedi, e mi ha chiesto di ragionare su aiutare, diciamo, questo nuovo edificio. Alla nuova torre, diciamo. Era progettato da un archistar, cosa che a volte fa tremare un po' i polsi, perché sai che l'archistar fa le cose un po' strane e poi tu ti trovi un bagno dove, come dire, la doccia è sotto il... Ricordi Jean Nouvel a Barcellona, no? Per l'acqua cosa disegnò. No? Certo, o anche posso citare Calatrava in Svezia, che ha fatto un edificio torcendo una torre con tutte le finestre in diagonale inclinate e la gente ha nausea all'interno, quindi inabitabile. Ecco, cioè, ci sono tanti esempi gloriosi, ma non sta a me a raccontarli. Però qui la cosa molto sconvolgente che racconto come punto su questa storia è che io mi immaginavo che uno dei servizi che si potesse portare dentro l'edificio era l'asilo aziendale, il fatto di creare degli spazi per famiglie con bambini piccoli, come hanno fatto già tante banche, tante realtà, che un altro... E come facevano le buone fabbriche una volta, diciamo. E invece i dipendenti di A2A mi hanno detto: no, a noi non serve più un asilo, perché ormai o non abbiamo più figli o sono cresciuti, perché sapete che siamo dei paesi, ma ci serve un posto per portare i nostri genitori. Gli anziani. Cioè, capisci, cioè, che se ci pensi... È abbastanza sconvolgente. Io quando dico ancora mi viene davvero la pelle d'oca l'idea che tu porti tuo padre, invece di lasciarlo a casa con una badante, lo porti con te al lavoro e devi
capire come posizionarlo dentro un ufficio con 1500 persone senza metterlo nello sgabuzzino delle scope. Ho recentemente visto questo film con De Niro del candidato ideale e lui, non so se e lui appunto si era presentato e aveva vinto, vabbè, poi è chiaro che è tutto un film, però chiaramente questo discorso è importante. Siamo un paese che invecchia, Giorgio, lo sappiamo, no? E quindi certo. Noi ne siamo già la testimonianza, io e te, quindi... Pur giovanissimi, però... Fra 20 anni ci dovrai pensare molto seriamente, vedrai che le mie posate per Alessi ne avrai bisogno, come dire, sarai uno degli acquirenti, ne sono abbastanza sicuro. Ci saranno i robot che ti porteranno il cibo direttamente alla bocca. Vabbè, ti vedo ottimista, esatto. Quindi... Non sono un robot, sai quando compili il form. No, però... Andiamo avanti, verso la fine, credo. È anche uno dei temi importanti. Qua citavi Leonardo. Allora, Leonardo è un caso di diversità fantastico, perché ovviamente era un genio, la sua diversità stava certamente anche nel quoziente intellettuale, ma Leonardo era dislessico, cioè Leonardo scriveva da destra verso sinistra non, come hanno detto tanti, perché volesse criptare, mantenere segreti le sue idee, ma perché, e questo lo dimostrano le 12 lettere che lui ha scritto ai grandi mecenati a cui voleva vendere i suoi progetti e i suoi servigi, queste 12 lettere non le ha mai scritte lui, perché lui non riusciva a scrivere una lettera in bella calligrafia da sinistra verso destra, le ha fatte sempre scrivere ai suoi allievi. Questo non lo dico io, ma lo dicono gli storici con cui ho avuto la fortuna. Sempre destrorsi, sempre da destra verso sinistra, no? Le ha fatte scrivere ai suoi allievi perché fossero leggibili dal mecenate, perché se già incomincia a portargli una lettera che devi leggere alla rovescia, sai che il mecenate non ha detto, no, che... No, le ha fatte scrivere, diciamo... correttamente. Quindi quando io mi sono trovato a lavorare, ed è stata una fortuna, tanti mesi da solo con Leonardo, con questa che è la sua più grande opera, ed è un'opera di una complessità incredibile, piena di simbologie, di rimandi, ho fatto, prima che una scelta comunicativa, che la vedete qua, è stata la scelta di concentrarmi proprio sulla figura del Cristo, in particolare su questo ciondolo, perché tutti gli apostoli hanno un ciondolo, ognuno con una pietra diversa, con un colore diverso, insomma, Leonardo sulla massoneria e su queste questioni ne capiva parecchio, era il capo della massoneria, quindi la simbologia qui dentro... Curioso che peraltro l'ironia che ci ha un po' salvato in questo periodo abbia preso la Gioconda e il Cenacolo come punto di riferimento per far sparire persone per la festa di Capodanno, Natale. No, nel senso che, chiaro, si presta il convivio all'ultima cena, però effettivamente è stata un'opera presa d'assalto da tutti i grafici umoristi. Sì, sì, ma quello che abbiamo fatto, ecco, qua è stato al di là di tutto il progetto classico di comunicazione, ma partendo, ecco, da questa anche diversità di Leonardo, usare un font particolare che si chiama Tesmi, che è questo, che ha una E e alcuni segni tipografici che aiutano chi è dislessico a leggere meglio, no? E quindi tutta la segnaletica, tutta la parte informativa usa questo font molto particolare. Giulio, quando lavori su questi temi, prima hai citato Bandini Buti, però immagino tu ti avvalga anche della consulenza di alcune expertise, di alcune persone che ne sanno molto in materia. Immagino che tu non sia un esperto di tipografia, o meglio, lo sia diventato, ma insomma... No, certo, è chiaro. E la domanda che... Già cominciamo a processare una domanda, così almeno già che ti ho interrotto. Alessandra Micelotta chiede, il premio Dedalo Minosse assegna un premio per il Design for All. Potete dirci qualcosa in più di cosa si tratta? È accennato prima, però sono due domande, se riesci a... Sì, è una menzione, credo che poi Marcella lo possa spiegare meglio di me. Il premio ha diverse categorie e già 10 anni fa, in maniera molto lungimirante, aveva una menzione speciale sul Design for All. E quindi Villoresi credo che forse sia stato il primo a prendere questa menzione. Ma questa... Ecco Marcella che entra in causa, chiamata in causa... Le varie categorie, già spiegato bene Giulio, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, beh, è importante e poi credo che anche alla luce di quello che sta dicendo Giulio diventi sempre più importante, perché vedendo anche il periodo che stiamo passando, il Design for All è veramente for all, perché va benissimo anche per progettare in un momento come questo, perché progetta spazi più ampi, oggetti più facili, più chiari, con una migliore visione, quindi anche... Temporanei, immediati, anche... Temporanei... Per provvedimenti temporanei, come sempre, migliora la qualità della vita in generale. Per cui per noi è molto importante questo tema. E la giuria ce l'ha tra i criteri di valutazione.
E come diceva Giulio, va oltre quello che prescrive la norma appunto sull'abbattimento delle barriere, ma proprio valuta come committente e architetto si sono interfacciati per rendere il progetto accessibile a tutti in una maniera molto ampia, dal punto di vista comunicativo, dell'accessibilità fisica, cognitiva. Poi sarebbe bello, Marcella, secondo me è un premio alla committenza, capire bene dove sta il confine, perché il progetto madre e padre spesso è l'architetto che porta il bravo committente in una direzione. A volte è anche il committente che parte già con un'idea precisa e l'architetto la declina. Quindi sarebbe bello fare una percentuale come gioco nella storia delle vostre menzioni dei premi, dove sta più o meno l'asticella, più dall'architetto o più dall'architetto. Però vabbè, questo è un gioco che possiamo fare. Grazie. Ci vediamo fra poco. Sono stato fortunato appunto perché con Rodrigo Rodriguez, come dicevi tu prima, che era molto sensibile come committente a questo argomento e che aveva, diciamo, più scale di intervento, ci ho potuto ragionare in maniera appunto molto, molto fortunata. E qui è un'altra occasione in cui, quando Rodrigo gestiva Material Connection, che è questa banca dati importante, abbiamo fatto due edizioni. Anche dati materica, sui materiali e sulle innovazioni materiali. Esatto. Su come alla fine si parla tanto di Smart City, ma la Smart City, come avevamo messo in questo sottotitolo, alla fine è fatta di materiali, di tecnologie e di persone. Quindi le persone ci sono sempre. Anzi, perché racconto di questo progetto qua? Perché questo era un momento di grande partecipazione, di grande co-design, perché l'altra cosa importante che va detta è questa, cioè non si progetta l'inclusione da soli. Cioè, alla fine, per capire come usare una posata o come disegnare, devi dialogare, devi avere, come suggerivi tu prima, dall'altra parte degli interlocutori che non solo sono degli specialisti della posata, ma sono purtroppo quelli che la devono usare nelle condizioni sfortunate in cui si possono trovare. Quindi il co è fondamentale, perché se non c'è coprogettazione, se non c'è condivisione, se non c'è... Qui poi era difficile, Giulio, perché tu fisicamente in Tortona avevi fatto queste installazioni, era difficile intercettare le orde barbariche del fuorisalone, che adesso rimpiangiamo per ovvi motivi, ma in pochi secondi spiegare un progetto, o perlomeno far capire di che cosa si trattasse, no? In questo la grafica e l'installazione gioca un ruolo fondamentale. Certo, che qui c'era la mostra, ma c'erano, dicevo, tanti incontri, era proprio non era solo un esibire, ma certo, era un condividere, un co-creare, un partecipare, far sedere intorno al tavolo soggetti diversi. Approfondire, certo. Questa è l'altra capacità che oggi l'architetto deve avere, che come dicevi tu prima, non è che io posso risolvere tutti i problemi da solo e so disegnare un font tipografico, però posso dialogare con l'esperto di design per arrivare a un progetto particolare, no? Ecco, oppure ci sono i momenti come questo, come sempre suggerivi tu, in cui da un'esperienza individuale, soggettiva, io a un certo punto mi sono incominciato, diciamolo pure, a divertire, visto che dici che sono uno che si trasmette il senso che si diverte sempre. Qua mi sono divertito a fare questi collage in cui usavo delle immagini d'arte da queste dispense che abbiamo tutti a casa, i maestri del colore. Anche della pubblicità, o sbaglio? Poi con della pubblicità di moda, no? Proprio perché volevo mettere insieme immagini che venissero dal mondo dell'arte, dal passato, con immagini che vengono dal mondo del consumo e del presente. Quindi quasi sacro e profano, no? Come dire, artistico e commerciale. E anche se l'arte è... Scusa, se la moda può essere arte e l'arte può essere commerciale, quindi siamo... Poi ne ho fatti tanti, no? E a un certo punto ho fatto questa mostra che vedete qua in Triennale, dove li ho esposti come se fosse una collezione quasi di tessuti, di carte, perché non volevo lasciarli, no? Non volevo autocelebrarmi artista, no? Ma è successa poi una cosa particolare, che dopo questa mostra alla Triennale mi hanno chiamato da Palermo, dove c'era la Biennale d'Arte, e quando Palermo era capitale della cultura, mi hanno chiesto se potevo fare una mostra lì. Poi non c'erano i mezzi, le risorse, ho detto allora vieni a fare un workshop, benissimo, vengo a fare un workshop, io pensavo con i bambini, pensavo con... Invece a un certo punto mi chiamano, sì sì, guarda che ti aspettano al Lucciardone, è tutto pronto. Dico, dove?
Lucciardone, quindi mi sono trovato dentro il carcere di Palermo a lavorare con i carcerati e a fare collage, dove la mia paura era, ecco, che non gliene fregasse proprio niente, lo dico, che avessero ben altri problemi. E invece è successa una cosa meravigliosa, a volte anche, ripeto, la magia e l'imprevedibilità, no? Nello scambio tra le persone, questa attività artistica, anche se era gente che non aveva ambizioni in sé artistiche, per loro era un momento di ricreazione, ma il fatto di combinare una faccia di una Madonna di Giotto con la Ferragni e di metterle insieme, di dargli un titolo, è diventato un esercizio di psicoterapeuti potentissimo, per cui hanno tirato fuori, c'erano con me gli psicologi, gli assistenti, dei concetti, delle cose che di solito non uscivano, no? E per me è stata una sorpresa, perché è diventato un momento di lavoro su una situazione molto particolare come quella di chi è in un carcere, con anche, diciamo, dei background culturalmente. Senti, bello, ma bello anche chi ha permesso questo progetto, no? Perché devo dire, abbiamo fatto San Vittore, poi ho fatto Sky Art, è diventato un film, è diventato un prodotto che è stato esposto qui al Design Film Festival, quindi è diventata una pratica che adesso si fa nelle carceri, quindi sono contento di essere partito da un esercizio individuale, ma poi di averlo potuto condividere con una categoria di sicuro disagiata e che ha bisogno di momenti, però con tanta energia. A proposito di esporre, andiamo all'ultimo progetto, l'ultimo. Sì, guarda, no, adesso, no, ma faccio vedere queste due cose che sono dei work in progress. Sì. Non potrei neanche farli vedere, questo poi lo dovete cancellare. Anche perché siamo ancora in 90, quindi ringraziamo tutti perché sono tutti attentissimi e presentissimi. Quindi questo è un'anteprima, ma coi pavimenti sporchi, cioè le buttate dentro, che sono delle foto che ho fatto io al volo, ma di quello che sarà i bagni, perché poi alla fine il bagno è uno dei luoghi dove la diversità, no, è marcata, i bagni per i disabili e quelli per non disabili. Ecco, io questa diversità cerco sempre il più possibile di annullarla, no? A Villoresi abbiamo potuto fare i bagni per tutti, cioè quindi dei bagni comodi, facili. Qui abbiamo avuto più limiti dati dallo spazio, però abbiamo cercato di far diventare, ecco, il bagno, vedete, con appoggi per gli anziani, addirittura c'è il bisogno di chi si deve detergere con l'acqua in una maniera diversa per motivi religiosi, cioè ci sono tante attenzioni. Chi ha bisogno di musica, abbiamo fatto un bagno con tanta musica perché ci sono persone sensibili ai rumori che si possono creare in bagno, quindi è una diversità anche quella, no? E può essere anche una patologia, adesso io scherzo, non voglio prendere mai chiaro. Ma la diversità è attenzione a chi ha sensibilità diverse. Questa ricordiamo il Design Museum dell'ADI, sì, cui stai partecipando. In progress, l'ho scritto, quindi. E poi l'ultimo progetto che però avrà permesso. Questo, però dico, divertiti, ricordo, ho detto, ma dove li trovi sti committenti? Perché ne abbiamo parlato in un'intervista, ho detto, è un mito. Si trova, questo è un progetto bellissimo, che avrà 4-5 anni ancora di incubazione, è un progetto di un Ocean Explorer, quindi di una barca che andrà sull'oceano a studiare l'oceano con 150 scienziati dentro in questa palla e una quindicina di VIP di lusso, in cui persone molto facoltose verranno, spendendo tanti soldi volutamente, a bordo di questa barca per finanziare la ricerca sul climate change e sul salvataggio degli oceani. Invece di andare sulla Luna, invece di andare su Marte, io credo che oggi bisogna stare qua e capire cosa sta succedendo al nostro pianeta. E anche qui ci saranno studenti, scienziati, artisti, persone con difficoltà. Cioè, l'idea è mettere, non vogliamo rifare l'arca di Noè, ecco, perché la battuta può essere una crociera etica in un certo senso. Un luogo di ricerca in cui magari chi viene beve il cocktail con dentro il ghiaccio della calotta polare, ma intanto io ti spiego perché si stanno sciogliendo i ghiacci. Ma qui hai fatto tutto, la progettazione anche dello scafo? Allora, lo scafo lo fa uno specialista perché vorrei che galleggiasse, quindi sì, no, okay, certo, prendo però la responsabilità. Diciamo, io sono Head of Design System di questo progetto, quindi mi occupo di tenere insieme tutto, sono un po', come dire, Design Director, no? Poi ci sono gli specialisti con i quali lavoriamo, ma io tengo le fila e faccio sì che le diverse persone che vengono a bordo trovino la loro specificità, come dicevo, i loro spazi, e riescono a relazionarsi con gli altri in una maniera... Io penso agli amici architetti che disegnano
la torre per uffici, l'headquarter, al massimo un ristorante oppure una residenza di un certo tipo. Abbiamo visto 10 progetti, uno completamente diverso dall'altro. Quindi, la mia natura come è questa. Staccare uno dall'altro? Per me il design è esplorazione, cioè per me il design è libertà, è però anche servizio verso gli altri. Gli altri sono diversi, quindi tu non puoi fare sempre la stessa cosa. Non puoi ripeterti se vuoi lavorare per gli altri, perché vuol dire che lavori sempre per le stesse persone o per te stesso. A me piace il mio lavoro, non potrei farlo da meno, ma perché è uno scambio e perché ogni volta imparo, perché entrando in un ospedale imparo delle cose, andando su una barca ne imparo altre, e quelle che ho imparato nell'ospedale servono sulla barca o quelle della barca servono... Per esempio la luce medicinale qua. Nel giardino, capisci? È così. La luce medicina, no, come luce? Questo è una palla morbida che serve ad aiutare a fare ginnastica senza farsi male, bambini, persone anziane, perché invece di un peso che è pericoloso e che se ti cade su un piede fa male, è anche, diciamo, dinamico, perché quando tu muovi la palla il liquido si sposta, quindi usi molto di più il cervello. Ed è un'azienda bellissima, secondo me diventerà, diciamo, la Tecno Gym del futuro, perché lavora sulla simmetria, sull'imprevedibilità, fanno questi tappeti che corrono muovendosi in tutte le direzioni, quindi non sei un topo che gira dentro come il criceto, la ruota, ma la ruota continuamente cambia forma, si allunga, si dilata, come fa questa palla che col liquido ti crea il bisogno di usare il cervello mentre fai esercizio. Quindi Giulio, io toglierei la presentazione, farei due chiacchiere finali, se sei d'accordo. Magari chiamiamo anche Marcella per chiudere questa chiacchierata. Dicevo, no, ma anche tu, chiaramente, Marcella, nell'associazione, ma anche per il premio, hai visto tante tipologie. Giulio assomma in sé tantissime situazioni. Lui dice designer, sì, è anche architetto, insegna, lavora a tanti format, come ho detto all'inizio. Quindi quando dico ti diverti e non ti annoi, in realtà devi sempre concentrarti su situazioni completamente diverse, perché non è solo un discorso di vincolo di progetto, ma diventa anche un tema di progetto che è molto interessante. Ecco, siccome tu da supervisore, diciamo così, in questi anni di premio, forse è una delle persone più poliedre che abbiamo incontrato. Forse lui è di mamma. È un approccio umanista, è un approccio italiano da un certo punto di vista, no? È anche il fatto del suo ruolo non è quello del tecnologo, ma è quello di colui che mette insieme una visione molto, molto ampia. Ed è l'approccio molto interessante, perché è per forza interdisciplinare. Credo che sempre più sia importante approdare a una visione interdisciplinare di scambio di competenze diverse. Tanto Manuela fa i complimenti, quindi giriamo a Giulio, ovviamente molto interessante. Io da parte mia devo dire che vedere le persone ancora tutte collegate fa sempre molto piacere. Se non ho capito male, esiste una certificazione Design for All, a chi bisogna rivolgersi per poterla ottenere? Sempre Manuela Boffo, Giulio. Certo, la domanda è giustissima. Allora, esiste in Italia, ma è un network europeo, il Design for All, l'associazione Design for All. In Italia il presidente è il Pepetto Di Bucchianico, e poi abbiamo anche Pete Kerker, che è una persona che ci rappresenta e lavora a livello europeo. Loro rilasciano, e c'è un sito a cui fare riferimento, a cui andare a vedere i criteri, la certificazione di Design for All, che ha avuto anche Villoresi, ha avuto la Saletta, la Mangiagalli, facendo proprio una esamina di una serie di punti, ma venendo anche a vedere la specificità del progetto, perché ripeto, non ci sono le 10 regole d'oro per dire ecco qua, ta 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 ta, checklist, e il mio progetto è perfetto, perché non ci sono due situazioni uguali, non c'è. Quindi sono molto attenti, sono molto scrupolosi e fanno poi parallelamente anche un grande lavoro di formazione, di educazione. Anzi, con loro sto pensando, insieme a Polydesign, di far partire a breve un master, un corso di formazione, perché in Italia c'è anche un po' un vuoto su questo aspetto. Stanno partendo altre cose in altre università, ma c'è bisogno anche di continuare a fare formazione che è ricerca, confronto, dialogo, interdisciplinarietà. Questo è fondamentale. E poi sappiamo che le certificazioni aumentano anche il valore dell'immobile, al di là di tutto, quindi come il LEED piuttosto che altre certificazioni. Altra domanda da Erika Maia Cavazza. La Fluibull è in commercio? Idea splendida e innovativa. Grazie e complimenti.
Certo, ma in commercio la produce un'azienda marchigiana che si chiama Reaxing, ma è già usata, tu sarai contento, dalla Juventus, dal Virgin, hanno già questi ragazzi che è una startup, ripeto, stanno crescendo come dei fulmini perché hanno preso questa strada, ecco, del considerare... Diciamo che nel calcio questo discorso dell'adattamento e dell'equilibrio è fondamentale, anche nello sci. Certo, perché alla fine non alleni solo i muscoli, alleni la propria eccezione, l'equilibrio. Indipendenza di gamba alla Bode Miller, per essere tecnici. Era un po' mito. Nadal che si allena con queste pareti che abbiamo fatto, con dei LED che si accendono velocissimi, ma li può usare anche un bambino in una scuola per rispondere a una domanda. Quindi questa flessibilità oggi serve. Parito perché c'era mio figlio che prima ha usato un'app per fare la patente, no, per guidare. E ha detto, sono stato uno dei più bravi a reagire, a frenare entro 0,4 secondi. Non lo so. Allora c'è, ecco, un discorso che fa fatto, la competizione, no, da parte dell'utente. Quando tu arrivi e una architettura è interattiva o comunque ti dà delle, anche ludicamente, delle percezioni, può essere bello, no? Fa scattare in qualcuno di noi la competizione, competizione in senso buono. Certo, sì, sì, ma anche quello è un istinto umano, va governato, come dire, no? Perché poi in Italia siamo abbastanza competitivi. Molto competitivi. Campanilisti un po' competitivi, direi, no? Sempre abbiamo queste C che ci contraddistinguono. Però va educato anche qua, va governato, no? Il progetto serve a quello. Siamo allo scattare dell'ora, io non vedo altre domande, se... Marcella vuole aggiungere qualcosa, se Giulio vuole aggiungere qualcosa, se no salutiamo tutti e facciamo di nuovo i complimenti in primis al nostro pubblico perché sono stati lì, incollati, davanti allo schermo. Bravo Giulio. Io avrei una domanda brevissima. Un'altra è arrivata, vai, poi le faccio. Giulio, che è quello di sfatare il mito che il design for all costi di più di un progetto che non tiene conto di questi aspetti. Volevo, magari se avevi un esempio o così, una... No, guarda, è come la sostenibilità, no? Cioè, magari se uno guarda la logica del metro quadro può sembrare che costi di più, ma il tema è quanto dura nel tempo e quanti benefici e vantaggi dà alle persone, perché se alla fine, ecco, riprendo l'esempio di Autogrill che è il più facile, cioè tu hai il fatturato più alto d'Italia perché la gente è più contenta, magari hai speso qualcosa forse di più prima, ma poi vuol dire che guadagni molto di più dopo. Quindi il costo è in relazione anche ai benefici che tu sei in grado di garantire. Sugli aspetti energetici e ambientali oggi siamo diventati più bravi a governarli e a quantificarli perché lo puoi fare con dei numeri. Su delle persone è più difficile quantificarlo perché non è una questione di centimetri o di kilowatt. Però non è difficile, diciamo... ragionare sul fatto che se permette a un bambino di prendere il suo succo di frutta dal bancone invece di tirarselo addosso perché hai fatto il bancone più basso, saranno tutti più contenti, il bambino lo beve più felice, forse magari ne beve anche due, ma più che altro non rompe le scatole al papà, e sono tutte piccole cose, a volte anche invisibili, che però fanno la differenza, no? Cioè, quindi... Giulio, piovono domande. Fortunato D'Amico, l'amico comune, mi chiedo, in funzione degli accordi di Parigi, quindi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ha ancora importanza oggi utilizzare il termine design for all in relazione anche alla necessità di differenziare per culture locali? Non so se... qui sono vicende complesse, terminologiche, la domanda è corretta, qualcuno parla di universal design, qualcuno parla... Cioè, io credo che al di là delle etichette, no, come la bioarchitettura, l'architettura sostenibile, la bioarchitettura, cioè... Possiamo stare a fare delle differenziazioni e a cercare, tra virgolette, terminologicamente il pelo nell'uovo, e a volte è giusto, però il messaggio forte è quello che ha scritto lui, cioè che alla fine l'Agenda 2030 ha, come dire, nell'inclusione, nella social responsibility, uno dei punti forti. Poi lo vogliamo chiamare in un modo o nell'altro, ma l'importante è attuarlo, cioè l'importante... Senti, vado velocemente, Renza Mara Calabrese dice è stata 7 mesi a letto, quindi mi raccomando date un occhio di riguardo anche ai soffitti delle stanze di ospedali, quindi è importante, ci fanno tutti i complimenti, te li giro poi, e chiedono anche, faccio una domanda doppia, se è possibile poi avere immagini dei tuoi progetti. Io credo che passando dal sito poi Dedalo Minosse avremo tutta la documentazione, vero Marcella? Sì, dopo manderemo...
Giulio, i soffitti, la stanza non ha più pareti, ma c'è il soffitto. Bellissimo, sì, ci avevo lavorato in Philips tanti anni fa, avevamo fatto dei soffitti con delle videoproiezioni giganti in cui potevi vedere quello che volevi sul soffitto, è giustissimo, perché come gli odori negli ospedali, cioè, sono fondamentali, no? Cioè, sono tutti temi anche molto legati alla percezione sensoriale, perché il design for all è questo, è anche mettere attenzione su piccoli fastidi che però poi in generale la qualità della luce, eccetera, eccetera, migliorano. Il famoso, l'empatia degli spazi, no? Mi è capitato di moderare un esperto di neuroni specchio, no? Gallese, Vittorio Gallese, qualche anno fa, ed effettivamente hanno scoperto che quando noi entriamo in un luogo si attivano a nostra insaputa delle connessioni cerebrali, no? Questi neuroni specchio, appunto, che ovviamente ci possono mettere in guardia, ma ci possono anche segnalare degli stati, indurre degli stati d'animo. Sembra la scoperta dell'acqua calda, ma quando lo scopri a livello neurologico ha un altro valore, no? Assolutamente, ma infatti è molto interessante guardare cosa dicono le neuroscienze, guardare la psicologia. Cioè, io suggerisco agli studenti di architettura e di design di buttare via i manuali di design e invece leggere i libri di antropologia comparativa, di sociologia, perché noi dobbiamo capire di più su noi stessi, sulle persone, perché è inutile guardare l'ultima seggiolina, ma capire più come la gente si siede. Lo diceva Castiglioni, no? Castiglioni diceva che progettare una seggiola è progettare un modo diverso di sedersi, non è la seggiola, no? È la lunaggio, la sella e con questi oggetti. Quello lo ha tirato fuori, cioè non è che gli interessasse lo stile, gli interessava il fatto che uno si sedesse davvero in una maniera diversa, avesse una sensazione diversa del suo corpo, no? Questo conta, ma dobbiamo conoscerci di più. E la diversità vuol dire esplorare la ricchezza del nostro genere, perché noi ce ne dimentichiamo un po' troppo spesso, credo. Senti, siamo arrivati addirittura, Antonio Morlacchi, a scusarsi, ma ci deve lasciare. Quindi mi piace molto, devo dire, anche l'educazione di tutti i nostri web spettatori. Giulio, grazie per questa bella chiacchierata. Ciao grazie Marcella, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Io direi di andare di sigla a questo punto. Ciao a tutti. Grazie.